situazione è che purtroppo i lavoratori oramai siamo di fronte ad un fallimento già acclarato anche dal giudice. Pertanto i lavoratori, 74 lavoratori, c'è il serio rischio che da qui a poche ore verranno licenziati. Cercheremo di attivare dei tavoli perché insomma, alla fine c'è una questione che potrebbe aprire una discussione su questa partenza. Siccome c'è del lavoro, noi vogliamo fare una proposta ai curatori, capire se c'è la possibilità che questo lavoro rimanga qui ed avvenire. Siccome sulla stampa questo signor Pugliese dice di aver preso del lavoro, noi cerchiamo di aprire un tavolo qui in prefettura alla presenza naturalmente della curatela fallimentare, del sindacato e della stessa società per capire se questo lavoro c'è e se è possibile farlo rimanere in Italia. Questo potrebbe essere una semisoluzione alla salvaguardia almeno parziale del livello occupazionale. Difficile e complicato. Naturalmente tenteremo anche di aprire un tavolo al Ministero, anche questo molto complicato perché siamo ormai di fronte a un'azienda letteralmente fallita e qui naturalmente io chiederò l'aiuto, ma soprattutto che ci sia per davvero la complicità della politica ertina nel salvaguardare questi livelli occupazionali. È un dramma perché i lavoratori, la media dei lavoratori è di circa 52-53 anni, quindi se dovesse per davvero chiudere i battenti questo stabilimento sarebbe un altro impatto sociale negativo in questa provincia che oramai è desertificata. Beh, c'è questa commessa, noi non sappiamo ancora se questa commessa c'è per davvero quant'altro, ma faccio riferimento a quella di commessa e capire soprattutto se è possibile e come è possibile farla presso lo stabilimento di Avellino, perché sarebbe davvero assurdo che alla fine questo imprenditore sia riuscito a prendere del lavoro e quel poco di lavoro che c'è oggi, siccome ci troveremo di fronte ad un fallimento, quel poco di lavoro che c'è vada fuori dall'Irpinia. Questo sarebbe davvero un problema.